Ciao, io sono Milena Miconi e sono un'attrice. Ho interpretato Laura nella serie Don Matteo e niente, sono qui per essere intervistata. Signore e signori, accogliamo il nostro sindaco con un caloroso applauso. Laura, il sindaco praticamente di Don Matteo, è una ragazza che viene eletta dalla gente, quindi politicamente in realtà non viene messa in risalto arriva in questo paesino, appunto Gubbio, dove incontra una serie di personaggi importanti che sono il capitano, Don Matteo, appunto, che è il parroco del paese, e chiaramente i personaggi che ruotano intorno a queste figure: il maresciallo, Cecchini, Pippo, insomma, tutti i personaggi che fanno parte sia della caserma che della chiesa e quindi che stanno intorno al parroco, ecco. Si innamora poi del capitano e inizia tutta una storia travagliata, molto divertente, carina, dove lei in realtà. Senta, capitano, un'altra cosa. Ho promesso al signor Lanza, il presidente del circolo del Liscio, di inaugurare io la gara di ballo. E allora, per non dare adito a pettegolezze di sorta, avrei bisogno di un cavaliere, per così dire, istituzionale. Brava, non diamo giustissimo. E lei è disponibile? Flavio è un bravissimo attore, ha fatto tante cose e chiaramente con l'arrivo del sindaco il suo personaggio è stato messo in risalto, quindi in realtà, abbiamo avuto il nostro spazio vero e proprio all'interno della fiction, quindi ci siamo molto divertiti, un sacco di battute le abbiamo poi create noi sul set, perché si creava poi una situazione molto divertente tra di noi e abbiamo giocato anche in questo modo, quindi è stato molto molto piacevole. Molto divertente, ci siamo trovati umanamente e professionalmente vicini. Arrogante, io l'ho prima detto, visto quando sei scesa dal treno, ho detto: ma questa, ma chi è, la regina d'Inghilterra? La regina d'Inghilterra scende dal treno, c'è almeno puzza sotto al naso. Ma scusa, ora tu mettiti nei miei panni, non ridere, mettiti nei miei panni. Io arrivo, non conosco nessuno, in difficoltà, mi giro, ogni volta che mi guardi con muso lungo fino ai piedi, dai. Io non Scusa. Ti guardo col muso, io ti guardo sempre perché sei bellissima. Allora, Terence è un personaggio molto interessante, sia umanamente che professionalmente. È un uomo. È molto simile a Don Matteo. Cioè, Terence è molto buono, è una persona molto, come dire, altruista. Anche sul set è sempre stato molto carino. Pieno di attenzioni, nel momento in cui si faceva una scena insieme era sempre lui a venire a dirti brava, sei stata molto brava, mi è piaciuto molto. Insomma, devo dire che è una persona che mi ha dato tanto in quel periodo, mi ha aiutato tantissimo ed era quello che poi faceva da collante, perché essendo poi lui il protagonista. Era anche quello che poi in qualche maniera metteva il buon umore, no? E ci aiutava a stare tutti insieme e lavorare tutti in armonia. Quindi è una persona molto, molto piacevole e molto è interessante lavorare con persone come lui perché ti fanno capire veramente che significa essere grandi, no? Essere dei grandi attori. Ho bisogno di un consiglio, Don Matteo. Vorrei aiutare una mia amica che si trova in difficoltà. Che le succede? Ecco, lei si sente attratta da un uomo, ma c'è un ostacolo. Perché lui è un giudice e lei è un avvocato. E così, anche se si piacciono, sarebbe imbarazzante. Un po' come tra un sindaco e un capitano dei carabinieri.
Scusi, per curiosità, posso assaggiare una fettina solo? Grazie. Nino è simpaticissimo, è fortissimo. Allora, mi è capitato, racconto un aneddoto adesso, che l'ho chiamato dopo tanti anni che non ci sentivamo per salutarlo e per dirgli una cosa, e lui non aveva capito che ero io, perché ho solamente detto Milena, ma deve avere probabilmente un'omonima che gli rompe le scatole, per cui mi ha trattato un pochino freddamente e sono rimasta molto male. Allora gli ho mandato un messaggio per dirgli guarda che sono io, mi ha richiamato, era dispiaciutissimo, scusa non t'avevo riconosciuto, è stato un momento, devo dire, sono rimasta male, però mi sono ripresa subito. No, è carino, è simpatico, ed è una persona piacevole da frequentare perché è stupido così come sul lavoro. Mamma mia, quelle che non c'hanno sensibilità. Ancora? Vabbè. E poi non tocchi il fuori prova. Ma dobbiamo ballare. Solo quando la città, io do un calcio al sindaco. Io do un colpo di tacco. Intanto mi ha dato un calcio a me. E mi scusi. Lei deve aspettare il vuoto, perché 1, 2, 3. Quale vuoto? Quella pausa, una leggerissima pausa. Proviamo. 1, 2, 3, boom, calcio, gira, vai. Girare in queste cittadine che sono appunto piccoline, ti dà la possibilità di lavorare molto più tranquillamente rispetto a una grande città come Roma, e la gente è contenta di avere gli attori che stanno lì, che girano e che vanno al bar, che vanno al ristorante, che vanno nell'albergo, sono tutti molto carini, molto disponibili, perché per loro è una grande opportunità, un'opportunità di mettere in risalto la propria città e quindi aumentare il turismo e tutto ciò che poi appunto ne segue a una fiction ascoltata, vista come Don Matteo. Quindi è chiaro che tutti sono ben disposti ad accettare un gruppo di attori che va a lavorare nella loro città. È molto più semplice, molto più pratico, molto più adatto per girare appunto una cittadina come Gubbio, e poi tra l'altro è bellissima, quindi d'inverno devo dire che era un po' complicato perché la neve non è che ci permetteva di lavorare molto tranquillamente, sono caduta diverse volte però d'estate è molto molto bello, c'è un panorama meraviglioso, insomma è inutile, si vede poi dalle immagini, si vede che cosa è Gubbio, ed è proprio così come si vede. Si formano gli stessi gruppi familiari, perché è normale, insomma, lavorare tanto tempo insieme alle persone chiaramente ti fa unire a loro, no? In qualche modo. Poi negli anni uno si perde, perché comunque la vita ti porta a fare tante altre cose e quindi anche a perdere delle persone, però ti dà anche la fortuna appunto di incontrarne tantissime, quindi la famiglia si crea sempre. Poi qualcuno magari lo vorresti anche ammazzare, però. Don Matteo, ha visto, signor capitano, è elegante, però questo colore grigio, invece di slanciarlo un po', lo sclarica. E perché? È un peccato. Grazie, Don Matteo. È vero, ma è anche dimagrito, capitano. Ha fatto una dieta. No, che dieta? Come no, con la scusa della dieta non ti sei comprato nemmeno un barattoletto di marmellata. Ma che dici, Camilla? Sono tornata apposta per comprarle. Davvero? Certo. Oh. Ed è sempre la vostra quella... No, corretto con l'aglio questa volta. Aglio e cipolla. Fa bene la salute. È una fiction naturalmente familiare, per cui anche i bambini possono vedere, perché non ci sono scene di sangue, scene molto forti, scene che possono in qualche maniera spaventare i bambini, e i genitori di questo ne sono felici, perché riuscire a vedere un film tutti insieme è veramente un caso eccezionale. Si parla del bene e del male, però il bene vince sempre, l'amore vince sempre, quindi è una cosa che è uguale un po' per tutti, tutti i paesi del mondo vogliono che il bene trionfi sempre. Quindi immagino sia per quello. A volte si creano delle energie particolari, quasi inspiegabili, perché non riesci a dare una spiegazione vera e propria, però appunto questa energia ti permette di crescere in questa maniera, come è cresciuto Don Matteo. Tante altre fiction girate forse anche meglio, con delle storie molto più belle, magari non hanno avuto la stessa fortuna. Però lì evidentemente si è appunto ricreata una situazione, un'energia molto forte che ha unito tutti quanti.